da quanto tempo tu lavori all'università e qual è il tuo ruolo oggi? Dunque, il mio ruolo oggi è quello di essere un professore ordinario nella facoltà di medicina e chirurgia. Da quanto tempo? Con un ruolo strutturato da 36 anni, ma nella struttura dove sono ho cominciato da studente e ci sono sempre rimasto, da specializzando, poi da assistente incaricato, ordinario, ho fatto tutta la mia carriera. Quindi da più di 40 anni dentro l'università, da 36 anni con un ruolo universitario. Come hai sentito e senti questo tuo rapporto con la società di psicoanalisi a partire dall'essere universitario e con l'università a partire dall'essere psicoanalista? Ma io credo che questo rapporto va visto anche un po' storicamente, perché le cose sono cambiate nel tempo. Sono cambiate nel tempo in termini culturali e psicologici, ma anche per la posizione mia. Nel senso che attualmente mi verrebbe da dire che il rapporto è pressoché scontato, armonico, privo di valenze particolari, per quanto ci possano essere ovviamente nei due ambienti, atteggiamenti a volte più favorevoli, a volte più ambivalenti. Adesso parlo degli ambienti. L'essere psicanalisti significa essere uno dei tanti professionisti che aderisce ad un certo modello, neanche tra quelli più, almeno a livello conscio, più privilegiati. Per quanto riguarda l'università, l'ambito psicanalitico in cui c'è stato un cambiamento, cioè inizialmente, non avendo io un ruolo particolarmente vivo dentro la società psicanalitica, vivevo meno il mio essere universitario. Quando invece ho cominciato a partecipare più attivamente alla vita societaria, era cambiato anche l'atteggiamento, mi viene da dire, da parte dell'istituzione psicanalitica nei confronti del mondo universitario. Inizialmente era più diffidente, poi è diventato molto più tollerante, fino, credo, a non caratterizzarlo ancora una volta a livello consciamente in un modo particolare. Come tu vivi e come ritieni che la tua identità di psicoanalista possa essere tradotta o si traduca nella tua attività didattica e formativa all'università e se avverti che sono maggiori le sovrapposizioni, le continuità, le discontinuità o addirittura delle differenze che rischiano di poter essere, se non conflittuali, almeno divergenti. Ma io direi che l'ambito formativo è quello in cui maggiormente a livello accademico trasporto la mia identità psicanalitica e la mia formazione psicanalitica, anche se devo dire in un modo molto specifico, che per certi versi è limitante, ma è anche per altri, diciamo così, ricco e costruttivo. Cioè, l'essere psicanalisti si trasferisce totalmente nell'insegnamento. Io ho diretto per quasi 20 anni la scuola di specializzazione in psicologia clinica, che era l'unica struttura istituzionale statale che formava, e beh, lì indubbiamente a livello post-universitario sì, perché avendo una direzione alla scuola era una maniera di impostare. E devo dire questo molto costruttivamente, con la riconoscenza e la gratitudine degli allievi, che per quanto le scuole universitarie hanno molti limiti, sono sempre un po' zoppicanti, però l'imprinting che una scuola di impostazione psicanalitica, a cui la direzione contribuiva non poco, ha avuto un grande impatto rispetto ad altre scuole, inutile citarle, che in realtà sono molto più fragili e in difficoltà nel trasmettere una professionalità e delle competenze. Ecco, quindi sotto questo aspetto sì, a livello post-universitario sì. Appunto, mentre invece tu dicevi che avverti un maggior iato per quel che riguarda, o uno iato per quel che riguarda la clinica, pardon, la ricerca. Per quello che riguarda, ma questo è un problema mio, cioè personale, io non credo che riguardi in generale
tutti gli psicanalisti Adesso, prima universitari. che tu mi risponda, vorrei forse precisare meglio la mia domanda. Vale a dire, come tu vivi la ricerca che svolgi in ambito accademico, universitario, e quali ritieni che siano i paradigmi della ricerca in quel contesto, e come ritieni che invece la ricerca occupi non solo la tua identità di psicoanalista, ma quella che riguarda la comunità scientifica psicoanalitica, per quello che tu puoi conoscere attraverso la tua partecipazione a congressi, la rivista o le riviste. Ecco, qual è il tuo pensiero rispetto a questo? Ma io parto dalla mia esperienza, che ti dicevo un'esperienza ma del tutto personale, che non è una fotografia di quello che può accadere secondo me tra universitari, infatti abitualmente non è così, che è un'esperienza di limite carente. Questo lo confesso, cioè per una serie di circostanze, ma probabilmente per ostacoli miei interni, sul campo della ricerca io ho sempre avuto una scissione, nel vero senso del termine. Cioè all'università faccio una ricerca psicologica, descrittiva o psicofisiologica, francamente lontana dalla psicanalisi, mentre la psicanalisi per me è soprattutto la dimensione clinica, lavorativa o formativa, come dicevo prima, ma non sono mai riuscito a mettere insieme con conseguenze, devo dire, negative, perché io ho sempre vissuto una grande insoddisfazione per quel tipo di ricerca, ma che era funzionale, diciamo così, ai parametri, ai requisiti dell'Accademia. In un certo senso, e quindi fatta anche con disaffezione. Ecco. D'altra parte, il fare quel tipo di ricerca ha fatto sì che non sviluppassi mai una autentica ricerca, trasformata anche in produzione scientifica, in campo psicanalitico, è rimasto molto più come vita istituzionale, clinica, formazione. Va bene, credo che possa bastare, ti ringrazio della tua disponibilità e per il contributo che hai dato. Grazie a te per questo scambio.